Bentornati tra i meandri della mia collezione disneyana. Quest'oggi ci andremo ad occupare di una serie di albi, diciamo così, particolarmente preziosa. L'apice del successo di una rivista come Zio Paperone, di cui ho parlato in un video precedente, lo ritroviamo intorno al 1997, cioè tra i numeri 90 e 100. La redazione di Zio Paperone, guidata da Luca Boschi, che già proponeva, in formati molto particolari, alcune storie di Karl Barks, particolari per via della loro vita editoriale, spesso presentate con a fianco la storia in inglese, originale e in bianco e nero, proposero alle edicole italiane, per tutto quel comparto di lettori che venivano definiti collezionisti, una nuova rivista, I Maestri Disney. Questi erano costituiti come una collana in cui a rotazione venivano presentati autori come Giovan Battista Carpi, il protagonista del primo numero, Paul Murray, Luciano Bottaro, Romano Scarpa, Floyd Gottfredson. Erano ovviamente albi ricchi di curiosità e presentavano le storie che in qualche modo venivano considerate le migliori storie, o quantomeno le storie più significative, di quegli autori. Certo, nel caso degli albi dedicati a Gottfredson, le storie venivano rimontate, però era comunque il modo migliore per poterle leggere e soprattutto per poter leggere articoli di approfondimento. L'alternativa era altrimenti acquistare Topo Mystery, dove effettivamente le storie di Gottfredson venivano presentate in un formato molto simile a quello originale, però non c'erano grossi apparati redazionali di accompagnamento. Per avere un'edizione decente delle storie di Gottfredson bisognava poi aspettare gli anni d'oro di Topolino. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. I Maestri Disney in questa prima versione vennero pubblicati per 18 numeri con cadenza bimestrale, alternando gli autori. Poi la cadenza, a partire dal numero 19, si trasformò da bimestrale a trimestrale, anche se in realtà i numeri spesso uscivano oltre i 3 mesi. Questa trasformazione dei Maestri Disney a Maestri Disney Oro iniziò con il numero 19, dedicato a Romano Scarpa, dove venne pubblicata la prima delle sue strip stories, pubblicata però in un formato rimontato rispetto a quello originale che uscì a strisce su Topolino. Inoltre c'è anche la prima storia di Zenobia, che è anche in qualche modo significativa dell'interesse di Romano Scarpa nel realizzare storie a strisce. Questo perché più o meno ogni pagina Romano Scarpa metteva in evidenza una vignetta con una doppia cornice, come se fosse, diciamo così, l'inizio o la fine, dipende dal vostro punto di vista di lettori, della striscia stessa. Al fianco dei Maestri Disney, i tesori, che prima si concentravano solo su Karl Barks, si trasformarono in cartonati dal titolo Tesori Disney, che proponevano varie saghe degli autori, in particolare degli autori italiani. Il primo numero, come vedete alle mie spalle, è dedicato alla saga di Reginella. La serie, con cadenza più o meno variabile, pubblicò varie saghe, molte di queste scritte da Rodolfo Cimino. Però anche questa, come già i Maestri Disney, fu destinata a una chiusura relativamente veloce. Certamente non ebbero una storia editoriale lunga, come per esempio Zio Paperone. L'idea, però, almeno il titolo della testata, venne ripresa sotto Panini Comics, prima con una nuova versione di Tesori Disney e poi con i Tesori International. Mentre la prima si dedicava a ripubblicare alcune storie con un tema, un legame una con l'altra, di spesso un autore specifico, la seconda, Tesori International, si concentrava sugli autori italiani e sulle storie che questi avevano realizzato per il mercato estero. Entrambe le serie presentavano varie chicche, come per esempio la ristampa della saga del piccolo Crack, oppure la ristampa quasi integrale di tutto, il Macchia Nera originale, quello disegnato da Paul Murray. Anche queste, ovviamente, furono destinate alla scomparsa. Non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa serie collezionistica. Per cui, saluti a tutti!